Sono Francesco Donghia, lavoro in AlmaCube, che è l'incubatore di impresa dell'Università di Bologna e di Confindustria Emilia. Dentro AlmaCube mi occupo di Open Innovation, quindi in particolare di gestire progetti e processi di innovazione aperta tra le imprese del territorio e le pubbliche amministrazioni pubbliche e l'università, intesa come gruppi di ricerca, ma anche come studenti e come laureati, ma inoltre ovviamente cerchiamo di creare contaminazione anche con altri centri di ricerca nazionali e internazionali. In più sono docente all'Università di Modena e Reggio Emilia in un corso che si chiama Ingegneria dei Processi Organizzativi. Ho deciso di partecipare a XYZ perché la ritengo una piattaforma abilitante meravigliosa. Qui ci sono persone che sono venute da tutte le parti d'Italia, ci sono persone con ogni tipo di background, quindi ci sono ingegneri, designer, informatici, hacker, umanisti, giuristi, e quindi ci sono davvero le condizioni per poter portare un contributo concreto alla città di San Vito, che ci ha chiesto una mano nel riprogettare le destinazioni d'uso di questi 10 edifici. Mi occupo del laboratorio Z, quindi stiamo cercando di progettare i processi. La metodologia che stiamo applicando è quella del design thinking e del co-design. Che cosa significa? È un processo di innovazione definito human-centered, quindi il nostro obiettivo principale è quello di entrare in empatia con la comunità del luogo. Stiamo cercando di sintonizzarci con chi vive San Vito tutti i giorni, stiamo cercando di sentirci in un certo modo sanvitesi, perché quello che vogliamo progettare ovviamente deve entrare, deve risuonare con quella che è la comunità. Come lo facciamo? Proprio adesso tutti i partecipanti sono per le strade della città, stiamo osservando, stiamo fotografando, ma anche stiamo anche, diciamo, ingaggiando in conversazioni con i cittadini, sia quindi entrando nelle botteghe, parlando con i commercianti, fermandoci al bar con i giovani, parlando con i ragazzi che giocano per strada. Il nostro obiettivo è raccogliere le informazioni, ma anche le paure, i desideri di chi poi andrà ad utilizzare questi spazi. Nei prossimi giorni utilizzeremo tutte le informazioni che abbiamo ricavato e ci metteremo anche un po' della nostra energia creativa e della nostra immaginazione per progettare, per immaginare degli scenari futuri. Ma quello che più conta è aver acceso un'energia generativa che speriamo possa portare poi anche alla comunità della città, la comunità di San Vito, un processo che possa continuare, che possa iterarsi per i prossimi mesi, anche per i prossimi anni.